Lo sconto diretto di Briga premia la Licese Orizzonti, che costruisce la partita sul vantaggio immediato, si dimostra quadrata in palla fisicamente e porta a casa un risultato severo per i padroni di casa, ma assolutamente meritato. Male invece la squadra di Licai. La partita si stappa subito dopo 5 minuti, batti e ribatti in area, la palla finisce sui piedi di Fiorenza che da pochi passi non sbaglia, siglando il gol dell'1-0. Briga in stato confusionale al settimo, ancora Fiorenza se ne va in bello stile, peccando però di egoismo, ignorando una compagna tutto solo in area. La sua conclusione viene deviata e termina tra le braccia di Baccini. Dopo lo sbandamento iniziale cresce il Briga al 14esimo, brividi su un calcio d'angolo, ma nessuno trova la deviazione vincente, sempre su angolo. Al 21esimo, pericolosa colpo di testa di Marra, Malune attento a bloccare. Al 34esimo il Briga sfiora l'1-1, bella azione con costruzione da dietro, Salvatore mette una palla d'oro a Balgini che scarica un gran tiro che però va a sbattere contro il palo. Crescono appunto i novaresi, al 36esimo ci prova Cantadore con la palla che termina sull'esterno della rete. Minuto 43, ci vuole un miracolo di Baccini per evitare lo 0-2. Il portiere del Briga è splendido sulla battuta a colpo sicuro di Giovinazzo. Nel secondo tempo, dopo 6 minuti, la Licese Orizzonti trova il 2-0, contropiede fulmineo, Fiorenza si invola, resiste alla pressione di Negretti, salta Baccini e da posizione non semplicissima trova il gol del 2-0. Briga in 10 al 14esimo, appena entrato Cataldo commette un fallo che il signor Pessarotti giudica da rosso diretto. Fiorenza al 21esimo, manca il Tris che però si concretizza al 40esimo quando Angeli da pochi passi segna appunto il gol del definitivo 0-3.